Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk vi parla e oggi sono qui per spiegarvi un po' di cose sul Sobek. Questo shotgun si può ottenere semplicemente acquistando il suo schema dal negozio, richiede Mastery Rank 4, esattamente come l'EC se non sbaglio, ovviamente fa meno male dell'EC ma è uno shotgun completamente diverso. Innanzitutto è full automatico e poi rispetto ai 4 colpi del caricatore dell'EC il Sobek arriva con ben 20 colpi. Una nota comunque da menzionare è che per poterlo craftare dovrete utilizzare ben 5 neurodi e all'inizio effettivamente può essere una cosa un po' scomoda da fare. Comunque questo shotgun ragazzi mi ha stupito, l'ho sempre snobbato, non l'ho mai utilizzato, l'avevo expato e cestinato, l'ho ritirato fuori per provare la mod Acid Shells e devo dire che tutto sommato mi ha stupito, infatti l'ho portato in contenuti di livello piuttosto alto, insomma l'ho provato in un paio di sorti e si è comportato molto bene, per cui avendolo già formato e pronto, tra l'altro con parte delle forma che mi avete giftato, che molti di voi mi hanno giftato, ho creduto che fosse insomma abbastanza giusto poi mostrare la build e mostrare un po' di cose su questo fucile. Come potete notare, fa effettivamente molti danni. Moddato così come l'ho sistemato adesso, possiamo vedere in basso a destra che fa veramente tanto male. Abbiamo 5000 danni corrosivi circa, più 1300 da fuoco. Taglio e puncture non sono proprio elevatissimi, poi però abbiamo un bel danno da impatto. Sicuramente moddato con magnetico più tossina riesce a dare il meglio di sé contro i corpus grazie a un elevatissimo danno da impatto, ma si è comportato piuttosto bene anche in altri contenuti. Acid Shells poi ci aiuta ad applicare del danno corrosivo ad area comunque su diversi avversari, anche se questa mod ha i suoi problemi. Infatti vi rimando al video di dettaglio su questo augment, cliccate sulla i in alto a destra o nel link in descrizione del video per andare poi a vedere effettivamente i vari dettagli di questa mod. Detto questo, ragazzi, direi di passare subito alla build e vediamo come ho deciso di sistemare il Sobek. Ho utilizzato ben 4 forma, ho inserito 3 polarità V e un tratto orizzontale. Sono rimasto abbastanza sullo standard a livello di mod, se non per ammo stock e acid shells. Adesso vediamo tutto con ordine. Point blank o primed point blank, ancora meglio insomma se avete la versione primed, più health chamber, sono sicuramente le due mod fondamentali, assieme poi almeno ad una combinazione di mod elementali più blaze. Dunque, Blaze è indispensabile su ogni shotgun perché è vero che ci va a mettere danno da fuoco e va ogni tanto a crearci problemi con le combinazioni elementali. Ad esempio, io prima vi parlavo dei corpus e obiettivamente magnetico più tossina viene complicato da fare, però potete fare tranquillamente magnetico più gas che comunque è in grado di dare i suoi benefici comunque contro i corpus. Ho inserito poi anche un'ulteriore mod elementale ibrida, un po' per mancanza di punti, un po' per tirare su la probabilità di status. In questo modo, come vi dicevo prima, riusciamo ad ottenere ben 5000 danni corrosivi circa, che non sono veramente da sottovalutare. Tirando un po' le somme, facciamo circa 6, 7, 8, superiamo gli 8000 danni sul singolo colpo. E vi ricordo che è uno shotgun full automatico con 20 colpi nel caricatore, 20 colpi che diventano 32 utilizzando ammo stock. Dunque ragazzi, il problema maggiore di questo fucile è senza dubbio il tempo di ricarica, abbiamo ben 4 secondi che sono veramente tanti. Quindi a questo punto ci sono solamente due soluzioni, possiamo accorciare il tempo di ricarica oppure incrementare il suo caricatore. Adesso però vi faccio vedere una cosa. Se volessimo ridurre il suo tempo di ricarica dovremmo utilizzare la mod Tactical Pump che riduce del 30% la velocità di ricarica, o meglio aumenta del 30% la velocità di ricarica e quindi riduce il tempo di ricarica. In sostanza però guardate cosa succede, lo riduciamo a malapena di un secondo circa. In sostanza riduciamo il tempo di ricarica di 0,9 secondi. Per quanto mi riguarda, ridurre di circa un quarto il tempo di ricarica non è equivalente ad aumentare del 50% la capienza del nostro caricatore, quindi considero ammo stock una scelta migliore, una scelta vincente, nel senso che sul lungo periodo, nell'arco di tutta la missione, avere 12 colpi aggiuntivi nel caricatore ci porterà a risparmiare più tempo che ad inserire Tactical Pump e a ridurre effettivamente il tempo di ricarica. Io tutto sommato mi sono trovato meglio così, ma potete scegliere liberamente di inserire l'una o l'altra mod, ma vi consiglio in qualche modo di limitare questa sua problematica. Vado poi a chiudere con Acid Shells che nonostante ha qualche problemino e vi rinvito nuovamente a cliccare sulla i in alto a destra per andare a vedere il video di dettaglio su questa mod, comunque mi ci sono trovato bene e ho deciso di continuare ad utilizzarla. Va bene in particolare contro Infested e Grineer. Se volessimo buildare quest'arma contro i corpus, il consiglio che vi posso dare è di andare ovviamente sul magnetico, quindi andiamo a mettere ghiaccio in questo punto, dopodiché la tossina si andrà a fondere chiaramente con fuoco, quindi avremo gas più magnetico. Potete togliere Acid Shells e a seconda dei punti che vi avanzano potete valutare di inserire ulteriori mod elementali, inserire ad esempio se utilizzate ammo stock come me Tactical Pump per ridurre anche il tempo di ricarica e quindi utilizzarle assieme,
Oppure valutare di inserire magari del danno da impatto perché contro i corpus vi potrebbe aiutare, dipende poi insomma se avete a disposizione le mod giuste. A parte questo ragazzi direi adesso di andare a provare la build corrosiva contro un paio di Grenier, come al solito un heavy gunner e un bombard di livello 100 e vediamo come si comporta l'arma. Iniziamo a simulare lo scontro con un heavy gunner, ovviamente livello 100, vediamo un po' come si comporta il Sobek. Vi ricordo che fa danno da impatto, quindi sicuramente non è l'arma più indicata contro un Grenier, in particolare di alto livello, ma come noterete comunque siamo in grado di tirare giù questa unità comunque piuttosto rapidamente. Ovviamente la probabilità di status ci aiuta, anche non avendo portato insomma la probabilità al 100%, siamo riusciti ad effettuare lo stato corrosivo di frequente, l'Heavy Gunner è venuto giù veramente in un attimo. Considerate che io tendo a sparare come se l'arma fosse semiautomatica, ma tenendo premuto il grilletto, come vedete, spariamo a pieno regime. Il problema risiede comunque sempre nel tempo di ricarica, come potete vedere molto molto lento, ma 32 colpi ragazzi sul caricatore di uno shotgun comunque sono veramente tanti secondo me. Adesso andiamo a simulare un bombard e vediamo se si comporta bene anche contro questo avversario che è decisamente più resistente. Iniziamo a sparare, vediamo cosa succede. Ovviamente viene spesso spinto indietro perché abbiamo tanto tanto danno da impatto, quindi è facile effettivamente andare a generare questo effetto. Come possiamo notare, non viene giù proprio al volo, però sta morendo e non abbiamo fatto fuori nemmeno un caricatore intero. Abbiamo ancora 7 colpi con i quali potremmo uccidere le unità più leggere presenti nei dintorni prima di metterci a ricaricare. Andiamo ora a simulare il Sobek contro 3 Corpus Tech livello 100. Sto utilizzando la build magnetica che vi ho presentato prima, quindi magnetico più gas, ed ho inserito al posto di Acid Shells Tactical Pump, quindi ho ridotto, anche se di poco, il tempo di ricarica. Vediamo adesso cosa succede. Ci avviciniamo ai nemici, invisibili perché queste unità fanno veramente un male pazzesco. Iniziamo a sparare a uno di loro. Siamo riusciti ad effettuare gas. Guardate quanti danni, 750 danni nel tempo, insomma, da gas. Sono veramente, veramente tanti. Siamo riusciti ad eliminare ben 2 unità e adesso abbiamo eliminato anche la terza. Il drone, insomma, in 2 colpi è stato disintegrato. Per cui, come potete vedere, l'arma si comporta decentemente anche con i corpus. In definitiva, ragazzi, il Sobek mi ha stupito perché l'ho sempre considerato veramente un'armetta da 2 soldi. In realtà, invece, è un'arma di tutto rispetto che è in grado di dare le sue soddisfazioni. Quindi, tutto sommato, veramente un'arma che vi consiglio di provare. Se non l'avete mai utilizzata, se non avete mai puntato sul Sobek, secondo me, insomma, potrebbe stupirvi. Detto questo ragazzi vi saluto, vi ricordo come al solito di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale e di cercare la pagina di DeathRPG sia su Facebook sia su Zoo. Detto questo vi lascio ad un gameplay finale con un po' di musica e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!